Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marot con una nuova settimana in compagnia di Arston e dello zio. Ragazzi, continua il testing e lo zio continua a sfornarvi nuovi deck. Oggi vi porto un mazzo che voi adorate. Sempre ragazzi, per seguire il filone, quanto tempo che non faccio le missioni? Vabbè. Sempre per tornare a seguire il filone che vi dicevo la scorsa settimana per quanto riguarda il mio Galakrond Warrior, quindi la nuova era dei control deck, ragazzi, ho testato tantissimo questi giorni il control priest. Il problema, ragazzi, di control priest è questo: non ha una vera win condition contro i mazzi di adesso. Nel senso, il control priest versione Resurrect era molto forte perché tramite Akkar e la value di Taurisan riusciva a fare delle giocate nel periodo delle carte wild che gli permettevano di avere una vera win condition, ma soprattutto c'erano molti control deck, quindi c'erano mazzi in cui lui con la value poteva batterli. Adesso ragazzi, solo di value è impossibile battere gli archetipi di adesso, non ci sono per il momento dei control. Quindi, sempre per tornare al discorso che vi ho fatto l'altra volta, la mia idea è quella di trovare una win condition, quindi di controllare ma avere comunque una ripartenza delle win condition. E il mazzo che sono arrivato a fare, la lista che sono arrivato a giocare, e questo è un mazzo più facile a parlarvene che a dirvi il nome, sto parlando dell'Highlander Dragon Galakrond Priest, ragazzi. Quindi un mix di carte veramente forti e di sinergie veramente veramente belle. Questo mazzo, ragazzi, quindi va a sfruttare la sinergia monocopia, quindi Zephyrhis, ma soprattutto va a sfruttare questa signora cartina qua, ragazzi. Questa carta qua, considerando che abbiamo un pacchetto Dragon, abbiamo alcune carte che sinergizzano con i draghi, e andremo a vedere poi altre combo del deck. Questa carta qui, raga, è veramente una win condition. Di base, fare questa, arrivare quindi a controllare fino a fare lei, ha un senso. Cioè, voi potete controllare fino a fare la power play di Alexstrasza. Volendo, potete scontarvi Alexstrasza o Seduta Spiritica. Seduta Spiritica, ragazzi, che questo mazzo è fortissima. E poi andremo a vedere magari anche in game quanti spot buoni ha sta carta. Anche semplicemente riprendersi Zephyrhis, quindi giocare due Zephyrhis è fortissimo in una partita. Ma con il drago, che se lo ritrovo. Dove sei? Eccolo qua, il tessitrice del fato, ragazzi. Lui è il nostro Taurisan. Lui, dopo che avete invocato Twice, dopo che avete invocato due volte, può scontarci o Alexstrasza o Seduta Spiritica in maniera tale che a 10 mana o 8 mana possiamo fare Alexstrasza, riprendercela in mano e avere due turni di Alexstrasza. Per chi non avesse giocato questa carta, ragazzi, o non se la fosse trovata contro, non potete capire quanto questa carta sia rotta. E quanto questa carta sia veramente una win condition pazzesca per i mazzi monocopia. Ma andiamo a vedere, ragazzi, tutta la lista. Quindi siamo muniti di un pacchetto control, un pacchetto draghi e un pacchetto Galakrond. Questa è l'idea del mazzo. Quindi ecco perché control, Highlander, Dragon e Galakrond tutto insieme. Parola proibita è la nostra rimozione a 0, molto cheap, può rimuovere anche minion a 4, carica ovviamente il nostro motore di pesca. Non disdegniamo giocarlo in curva, ragazzi, non è che dovete trovare per forza degli spot. Carica che dopo che avete messo Galakrond diventa meno utile perché non potete sfruttare più l'hero power, quindi carta da early game. Discepola di Galakrond, idem. Minion che contesta board nei primi turni e che può farvi avanzare con la quest di Galakrond. Seduta spiritica, ve l'ho detto ragazzi, fortissima. I target principali saranno i nostri monocopia, le nostre carte win condition come Zephyrhis. Mi è capitato di fare turni pazzeschi, ragazzi. Mi è capitato di fare Cabalista sulla 2-5 del Rogue che prende il rantolo dal deck. Cioè di fare Zephyrhis, Cabalista, prendermi la 2-5, seduta su Zephyrhis. Cioè cose pazzesche. Ho fatto angherie con questo mazzo. Karch, ragazzi, Karch è una carta che io adoro. Tendenzialmente è una carta a tempo che può farvi fare delle giocate molto forti. Quindi non c'è una combo specifica con cui sfruttare Karch in questo mazzo. È una 3-3 a mana 3 che andrete a selezionare un minion nemico. Alla sua morte, Karch spawnerà quel minion. Potete fare belle cose perché potete fare una rimozione del minion nel momento in cui giocate Karch e voi però potete prendervi il minion.
prima di ammazzarlo. Madame Lazulu, ecco, finalmente ragazzi, finalmente è arrivato un mazzo, è arrivato un meta dove Madame Lazulu è fortissima. Non solo ci va a dire la mano dell'avversario, spesso e volentieri, ragazzi, ci fa prendere Galagrond, Kronks, carte veramente devastanti, Zephyrus nemici, cioè. Pazzesca Madame Lazuli in questo meta. Sapevo che sarebbe giunto il suo momento e sono contentissimo di questo. Parola d'ombra morte, una delle rimozioni cheap più buone di questo mazzo. Soffio dell'infinito, arriviamo al pacchetto draghi. Questa è la nostra rimozione, che è comunque forte anche nel caso non abbiamo un drago in mano. Ma nel caso in cui abbiamo un drago in mano, questa di 2 danni li farà solo sui servitori nemici. Drago del Crepuscolo, uno dei migliori draghi, anche perché in questo mazzo, ragazzi, abbiamo spesso molte carte in mano. Quindi entra come 4-7, 4-8 o anche di più. Gran Sacerdote Ahmet, quindi non per forza dobbiamo giocarlo in un combo priest, ragazzi. Gran Sacerdote Ahmet è fortissimo anche con i minion che hanno salute di merda. Possiamo settarci un Gran Sacerdote Ahmet e turno dopo fare Maniaco Devoto. Avere una 2-7 rush a mana 4 è sicuramente meglio di una 2-2. Inoltre, i minion spawnati dal reborn, quindi nel caso in cui voi aveste una presenza tossa, andate a fare un trade e spaccarvela. Anziché rinascere come 2-1, se avete Ahmet in campo, può rinascere come 2-7 taunt. Avete delle belle combo. Tessitrice del Fato, ve l'ho detto prima, carta importantissima sia perché è un drago e sia perché può scontarci le nostre win condition. Corruttrice senza volto, raga, questa carta sarà probabilmente nerfata. Ad oggi è la carta più forte dell'espansione, Meta Definer, il nuovo Corridor Creeper. Non so se vi ricordate il Corridor Creeper ai tempi di Coppoldi e Catacombe, è tornato. È lui. In tutti i mazzi, ragazzi. Sta carta è forte in un control, in un tempo, in un aggro. Forte ovunque. Quindi la metterete ovunque. Metteteveli da parte perché questa carta sarà nerfata a breve insieme a Shaman. Infiltrato convincente. Ottimo. Taunt removal. Quindi questo è una carta ottima secondo me per Priest. Isteria di massa. Una delle nostre AOE. È probabilmente una delle più forti. Perché questa ci può togliere le castagne dal fuoco, veramente in situazioni scomode, soprattutto nei primi turni, perché in late game siamo veramente forti. Il problema è gestire un po' l'early game. Ecco perché ho messo comunque parecchi minion dinamici per contestare l'early game. Porta Bevande Tauren, non abbiamo tantissime cure nel mazzo, quindi lui, oltre a essere un minion 5-5, può anche curarci per bene. Scudo di Galadron per portare avanti il nostro Galadron. Il Galadron, ragazzi, del priest, intanto arriviamo allo Scorcio Temporale, che è un'ottima removal. Più invocazione di Galagrond. Il Galagrond del Priest è particolare, voglio dire una cosa, non è uno di quei Galagrond che dovete per forza portare a 4, cioè che dovete apparlo al massimo. Questo è il motivo per cui secondo me in un monocopia è buonissimo, perché spesso e volentieri noi lo possiamo anche giocare per distruggere un minion e semplicemente perché vogliamo l'hero power che ci dà value per il late game. Quindi assolutamente il Galagrond non è un problema, questo non è uno di quei mazzi di cui avete bisogno per forza di rushare e apparlo, infatti giochiamo pochi attivatori di Galagrond perché giochiamo in monopoca, però ci sta benissimo in questo deck. Stirpe magica di Cobaldo, un ottimo drago che fa risorse, poi il prete ha delle ottime spell a 1, quindi ci sta benissimo qui dentro, ovviamente Zilliax. Ragazzi, arriviamo a quella che è una carta che secondo me è veramente devastante in questo meta, che è la Cabalista dell'Ombra. Non se l'aspetta nessuno, non sapete quante partite mi ha fatto vincere questa carta. Può veramente cambiare tantissime partite, tra cui la 2-5 del Rogue, uno dei target migliori da prendere. Veramente, veramente buona. Ovviamente Kronks, non ve lo sto a descrivere, e Galagrond, ve l'ho già descritto prima, quindi potete giocarlo anche tempo di T7 se vi dovesse servire, perché non è dell'hero power di cura 2 che abbiamo bisogno, ma del suo hero power per fare value e prendere carte in mano, minion che possono essere particolarmente grossi e fastidiosi. Sì, Amati, in questo mazzo ci sta benissimo. Potrebbe starci bene, ragazzi, un vincola sabbia. Io non ce l'ho messo, però effettivamente uno slot per il vincola sabbia si potrebbe trovare in questo mazzo. Io al momento mi sto trovando bene così, ma in futuro non disdegno, nel caso in cui vedo che comunque abbiamo bisogno di tutorarci un elementale che può essere Siamat. O può essere Zephyrus, potrebbe essere ottimo. Arriviamo ragazzi a Murzum, carta che io volevo sbustare, l'ho presa dorata ed è una carta che io adoro, molto particolare. Mi ha fatto vincere un sacco di partite, raga, ma dovete conoscere bene come utilizzarlo. Perché? Perché? E soprattutto perché è forte in questo mazzo, ragazzi? È forte in questo mazzo perché noi
A differenza di un contropiste classico, cerchiamo di mettere pressione, quindi di ripassare al contrattacco, di non di stare soltanto a guardare il nostro avversario che ci fa angherie, ma di farle noi a nostra volta. E questa carta è perfetta. Perché? Perché in un contro, raga, non troverete mai lo spot per fare Murozond. Invece in questo mazzo sì, perché spesso e volentieri voi avete board e quindi facendo Murozond magari sfruttate il turno dell'avversario e magari trattate i pezzi con la vostra board. Andate a fare veramente grandi turni. Questo mazzo Murozond è veramente strong. Tra parentesi potete scontarvelo di uno, quindi magari potete fare una Shadow Wardette Murozond e copiare il turno del vostro avversario e fare una bellissima play. Questa, ragazzi, Piaga della Morte è la removal più forte del gioco. Countera tutti, Tetra, Torreborn. Se la partita si sta mettendo male, tirate la piaga della morte. E arriviamo a quella che vi ho già parlato all'inizio, che è la nostra vera win condition del deck. Quando arrivate a tirare Regina Alexstrasza, schienate quasi qualsiasi avversario. Mi è capitato anche di giocare contro Control Warrior, raga. Forse uno dei primi Control Warrior che ho beccato nella nuova espansione. L'ho demolito per dirvi che proprio non ci sta nessuna speranza per un control di resistere a questi deck. Io direi di andare al gameplay. 2200 vittorie, tonde, tonde, tonde. E poi ragazzi, sto mazzo è divertentissimo. È divertentissimo. Soffriamo un po' come tutti i mazzi tendenti al control, ma neanche troppo, raga. Gli Shirvan la Paladin, perché abbiamo veramente tanti modi di angherizzarli. Mi è capitato una partita e quando mi ha fatto Shirvalla Satrovar su Shirvalla di fare Murozond, e praticamente lui non se lo aspettava, sono tornato tipo full vita e gli ho risolto la board. Ho fatto cose, raga, ho fatto cose con questo mazzo, ovviamente mazzi particolarmente aggressivi, ma soprattutto lo sciamano, che è sbroccatissimo, potrebbe comunque sempre essere un problema, ma sapete benissimo che lo sciamano a breve verrà nerfato. Il drop a 1 ce lo teniamo sempre, Kronx ce lo teniamo assolutamente. Io andrei a cercare qualche AOE più che rimozione singola, perché sciamano è facile che ci faccia board. Scudo di Galakrond, potrei giocarlo di turno 5 prima di Kronx. Potrebbe essere un po' lentino, però. Meglio cercare una chierica, qualcosa di più utile all'inizio. Il tutor per Kronx io lo terrei sempre, ma da una su ci può dare soddisfazioni. Anzitutto perché ci permette di vedere cosa ha l'avversario in mano, ma soprattutto ci permette di prendere delle carte chiave del meta. Adesso giocano tutti carte sbroccatissime. Ok, lui non è male. Lui non è per niente male, anche se è un po' lentino, può risolverci, però può risolverci. Sicuramente sarà uno Shudderwock Galakrond. Ok, lui è traddato. Karsh. Quindi andiamo a fare trade. Curiamoci, ragazzi, dobbiamo sempre giocare un po' intorno al Mogu. Il Mogu è un'altra carta problematica. Io spero vivamente che sarà una carta nerfata, perché il Mogu vince le partite nei primi 3-4 turni insieme a Mutate. E non penso che sia nerfando Mutetta 1 che risolviamo troppo la situazione. Il Mogu costa troppo poco, cioè il Mogu deve essere portato almeno a 9 mana. Spero che vivamente che lo facciano. Qui, ragazzi, possiamo andare a fare Karge. Non mi dispiace fare Karge su questo target. Vero che ci sono tantissimi target OP che Karge può prendere. Il problema qual è, ragazzi? Che lui adesso inizierà ad invocare, inizierà a traddare board. A me non dispiace. A me non dispiace pescare qualche carta. È vero che avrei potuto prendergli le 8-8 rush, il late game, avrei potuto fare delle porcate, però in questo modo contesto board, lui non dovrebbe risolvermi il totem e qualche pescatella io la faccio. Inoltre mi assicuro di avere un target per fare corruttrice senza volto, scoinata volendo. Ecco, è arrivato il Mogu. Raga, sta carta è sbagliata. Ma a prescindere da quello che gli sia uscito, però questa carta è completamente sbagliata. Andiamo faccia e tradiamo la board con la corruttrice. Corruttrice, raga, c'è un'altra carta non sbagliata di più. Ma capite perché avete bisogno di giocare una carta del genere? Perché voi dovete per forza contestare il board, dovete per forza contestare la sua corruttrice. Non c'è modo, raga, di giocare control e dire ok, rimuovo, rimuovo, rimuovo fino a che l'avversario non finisce risorse, perché vedrete che lui le risorse non le finirà quasi mai.
E quindi arriverà un certo punto che voi per vincere questa partita dovete mettere voi pressione a lui, assolutamente. Questo è il discorso. Noi così facendo possiamo mettergliela. Possiamo mettergliela. Spaccatempo non mi fa impazzire adesso, però in realtà potrebbe essere un buono spot, visto che lui funziona con Rantolo. È vero che ci va a distruggere. A parte così c'è nemica. Se è un drago in mano, che il drago in mano ce l'abbiamo, è fortissimo. Cioè, il solo board nemica va benissimo allora. Intanto continuiamo a pescare, raga. Quindi la scelta di prendere il totem è stata una grandissima scelta, a prescindere da come finirà sta partita. Ok, lui decide di fare un turno per scontarsi le carte, quindi potrebbe farmi delle angherie pazzesche. Ok, questa non gli è andata benissimo. Vediamo l'altra che roba è. No, il mio piccolo totem. Ha trovato due invocazioni di Calagrond. La parentesi, ragazzi, io spero che questa è una cosa che fixeranno. Quando invocate due volte e appate il vostro Calagrond, se Calagrond è nella mano nemica ve lo fa vedere il buff. Quindi in questo momento io so che lui non ha Calagrond in mano. Potrei andare a fare Cappalista, che anche in questo spot è ottimo per prendere board e tradargli pezzo. Lui potrebbe fare i lupi il prossimo turno. Altra carta rottissima, Siamat, counterà i lupi. Quindi se lui andasse a fare lupi, quindi andiamo a fare la play che ti ho detto, voglio lasciarmelo integro il più possibile perché questa è una grossa minaccia per la sua board. L'importante è tenersi sempre un drago in mano, quindi caro mio Drake, stai tranquillo che non ti giocherò per adesso. Adesso, ok, arriva la corruttrice, carta rottissima. Lui probabilmente andrà a fare il trade e se lo toglie dalle scatole, però almeno gli abbiamo contestato quella play. Potrei giocare Siamat a porta vuota, che non è male. Ovviamente, ecco perché, cioè, il discorso, ragazzi, io posso cercare di mettergli di pressione. Qui ovviamente vado a prendere Furia del Vento e Scudo Divino. Io gli devo mettere pressione. Cioè, non posso pensare di controllare passivamente. Cioè, questo è il discorso, tra parentesi. Galagrond, ok, se lo mappiamo un'altra volta inizia a distruggere due pezzi e due pezzi non fanno schifo. Lei è fortissima. Vediamo se ha Galagrond in mano, se l'ha pescato. Ok, adesso si è illuminata la prima carta. Ha Galagrond in mano, ragazzi. Ha Galagrond in mano a Pato. Quindi il prossimo turno potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un grosso problema. Questo è un ottimo top deck. In realtà potrei anche. Dovrei settarmi Galagrond a 2, perché se lui fa Galagrond mettere 2-8-8 e io lo ammazzerei. Quindi probabilmente la giocata da fare è questa. Squarcio, Pensarci bene. vediamo che cosa pesco. Quindi squarcio qua. Vediamo che cosa pesco. Intanto c'è proprio il nostro Galagrond, quindi lui adesso sa che non abbiamo Galagrond. Questa tizia fa danni. Le nemiche fanno danni fino alla fine del turno. Giocare adesso Soffio dell'Infinito non mi fa impazzire. Però è vero pure che andare faccia di 12 non è male. Potrei provare a fottergli il Galagrond. Ho buone probabilità qui. Non Devo mi pensarci dispiace, bene. ragazzi. Il futuro è Ovviamente il visto. totem mi lo traggo. La sconfitta Ok, potrebbe qui la stare forza di Madama Azzurri. Il Galagrond glielo prendiamo subito subito. Non lo faccio, il totem me lo tolgo perché neanche raga fanno angherie. Perché fanno angherie è meglio toglierli. Lui c'ha il 3 sulla 3-2 e farà Galagrond. Quindi tutto come prestabilito. Vediamo come decide di fare i trade. Ok. Zephyrus amico mio, potrei in realtà, potrei fare, diverse, cioè potrei giocarlo io il Galagrond, traddare con la faccia, perché poi ho l'Hero Power potenziato, quindi potrei con l'Hero Power traddare l'8-2, a me non dispiace, non dispiace ragazzi per niente. Non mi dispiace per nulla fare lui. Quindi con l'Hero Power andiamo a traddare qui.
La 8-8 la togliamo di mezzo. Andiamo faccia di 8, andiamo, cioè tagliamo di 8 e andiamo faccia di 5. Abbiamo pulito board, abbiamo risolto il suo Galagon. Il problema è che lui ha anche uno Shadrock. Però potrei trovare la risposta per Shadrock. Vediamo che cosa fa lui adesso. Arriva nel branco del drago, carta molto molto bilanciata. Lui in mano aveva la Vespa e l'Achella che l'ha giocato, quindi adesso giocherà la Vespa. Perfetto, ha giocato tutte le carte che noi sapevamo avere in mano. La devastazione qui è OP as fuck. Posso fare due danni a tutti più devastazione, risolvere tutto, andare faccia di 13. Altrimenti ci sono tante giocate qua. Io penso che questa sia la più forte. Sia comunque la più forte. Possiamo anche giocare la Gerga con un male rimanente. 5 danni a tutti gli altri servitori, rimane viva la nostra 8-6. 2 danni solo ai servitori nemici importanti, quindi qui avere il drago. Posso giocare Gerica e andare faccia. Vado faccia anche con l'arma, innanzitutto perché gli metto pressione. E seconda cosa, perché se dovessi voler fare il Galagrond, magari a palo, potrei rimettere l'arma dopo. Ma non, penso che non succederà mai. Lui trova il Kronk da parte sua, quindi andrà a rimuovere board. Farà Hero Power sul 6-1, tradderà la board. Ok. Per esempio adesso ragazzi, quanto sarebbe forte pescare seduta spiritica e prendermi Kronk? Amet. Amet, tra parentesi, sono 2-7. Not bad. Potrei fare Amet più. Innanzitutto vediamo se ho l'idol in qualche modo di Zephyrus. Non penso. L'ital di Zephyrus, no. Potrei settarmi la l'ital di Zephyrus in qualche modo. Allora, probabilmente qui potrei fare Amet e spella 0 per distruggerlo. Oppure potrei semplicemente fare Crocs e mettere board. Io partirei con il Discover. Partire con il Discover. Perché adesso siamo dello Shaman. Perché adesso siamo lo Shaman, non è giustamente. Prendiamo Brahma, raga. Poi è troppo greedy prendere Brahma. E io la prendo, non si aspetta mai. Facciamo il nostro Kronx, cioè il nostro Galvan. Spacchiamo la C6. Ok. Rimettiamo 5 armor. Perché voglio prendere, voglio ciclare minion di prede. Lui qua fa succhia vita, sicura. Barista succhia vita, ok. Shadrock potrebbe essere un problema. Neanche troppo in realtà. Adesso ragazzi, Zephyrus potrebbe darci delle soddisfazioni. Io farei così. Io farei probabilmente farei Amet qui e farei board. Oppure cerchiamo le spella 1, vediamo che roba ci esce. Infligge 2 danni. Infligge 2 Sono molto indeciso, raga, qua sul da farsi. Probabilmente ammazzo la barista. Cioè, traddo tutta la board qui, probabilmente. Quindi farei una giocata di questo tipo. Ammazzo lui. Ammazzo lei. Se fa Shatterwalk, sperando che non se lo ripiglia, perché lui adesso potrebbe riprendersi in mano Shatter, che sarebbe una rottura di scatole pazzesca. Ma la giocata che ha fatto, la paura che lui faccia Shatterwalk c'è. Infatti, raga, questo ha visto tutto. Cioè questo 10 carte left, ha visto tutta la combo, però almeno ha fatto barista subito e ci togliamo dalle scatole. Ovviamente solo roba positiva, non poteva mai fare qualcos'altro. Però già che non si riprende in mano il Shadowrock, può essere buona come cosa. Va bene, lui va a faccia giustamente, è tornato a 30 perché ragazzi Shaman è una classe bilanciata. Speriamo di sopravvivere. Speriamo
Speriamo di sopravvivere, penso di fare spello a 9 qui sempre. Sto pensando se avevo qualche lead in precedenza, raga. Dopo mi vedrò il replay della partita a fine registrazione, perché mi sta venendo qualche dubbio. Comunque, qua vado di piaga. Il problema qual è, ragazzi? Adesso sono. C'è lui con un danno in lethal. Sicuramente avrà preso il lucky che fa 2 danni. Sto pensando se, cioè, vorrei spaccare l'arma in qualche modo, ma non posso. L'unica giocata qua è spell a 9. Zebris me lo voglio tenere, magari Zebris mi può curare se sopravviviamo al prossimo turno. Vediamo un po', ovviamente. Ah, giustamente, c'aveva la succhiavita della barista Lich. Va bene, raga, ci sta, purtroppo. Shaman è sbagliato. Avremmo potuto vincere. Abbiamo creato degli spot dove potevamo vincere, ma quando ha giocato Ciccia Zampa, cioè giocarti in curva Temporal, c'è, cioè, la forza di questo mazzo, ragazzi, è che avendo un Invoke Twice, cioè una carta che invoca 2 volte, intanto andiamo alla prossima. Speriamo di non beccare Shaman. Avendo una carta che invoca 2 volte, si settano sempre Galagron all'ennesimo stadio, cioè allo stadio più forte. È una cosa assurda. Cioè, un'arma 5-2, 2-8-8 Rush, raga, sono troppo forti. Poi non parliamo di Ciccia Zampa che rifà tutti insieme. Cioè, è sbagliato. Non serviva uno scienziato. Io l'avevo detto subito che sarebbe stato a mani basse il tier 1 del meta. Perché non poteva essere altrimenti? Non poteva essere altrimenti, raga. Io il Twilight Drake lo terrei. Contro di lui la cabalista. Mi aspetto un monocopia. Potrebbe avere spot, ma neanche tanti. Crossshot teniamo. Ok. La toglierei per il momento. Potrebbe anche essere un quest'hunter, raga. Qualcuno l'ho visto. Ecco, Regina Lextrasa. Prima mi avrebbe fatto comodo. No, ok. Parte subito di droppa 1. Pure noi però partiamo di droppa 1. L'Azul è un cragapresa. Cioè, parliamoci chiaro. Io prima sono stato in partita perché ho preso l'Azul. Ho preso il suo Galagron potenziale. Perché se no, la partita probabilmente l'avremmo persa molto, molto prima. Signore in bianco non è malissimo. Abbiamo parecchi minion che hanno più salute che attacco. Anzi, signore in bianco può avere parecchio senso. Io qua mi curerei. Se non siamo costretti, ragazzi, il coin cerchiamo di tenerlo. Perché se riuscissimo a fare coin, Alexstrasza sarebbe fortissimo. Ovviamente ci dobbiamo arrivare a fare coin Alexstrasza. Ecco, lui era il target che mi stava venendo in mente da capalista. Ma è comunque un minion a trega perché dovrei risolvere prima. Andiamo a fare Madame Lazur sperando di trovare carte che ci possono far risolvere. Poi Squinzali Esegugi non è male. Squinzali Esegugi non è male. Lui ci farà Lynch. Ci darà Deraboard. Squinzali non è male. Potrei prendermi il 2-4 se riesco a resistere. Cioè, adesso giocherei Twilight Drake. Lui ci fa Lynch come avevo detto. Ci farà anche l'altra Lynch probabilmente. Ah, ha deciso di pushare 2 danni faccia in più. Cazzato, forse. Quindi suppongo che giochi anche l'altra lince? Vabbè, non l'ho capito bene la sua strategia. Comunque, noi andiamo di Twilight Drake, ragazzi, che è una 4-9 a mana 4, che ci tratta da board. Schifo non ci fa. Schifo non ci fa assolutamente. Prossimo turno possiamo fare coin cabalista per prenderci il 2-4. Vediamo se lui riesce a trattarci. No, raga, lui va face, ha deciso proprio che non gliene importa niente di fare trade e secondo me fa anche bene. Secondo me lui fa benissimo a interpretare la partita in questo modo. Noi facciamo una giocata che ho detto, ma noi comunque abbiamo i taunt, abbiamo modo di curarci. Avrei voluto tenere il coin peraltro, ma c'è poco da fare. Qua dobbiamo trattare, dobbiamo cercare di prendere meno danni possibili. Prossimo turno potrei mettere taunt, ma volendo potrei fare Gronks per prendermi. In realtà Prox lo potrei anche tenere per dopo. Raga, noi adesso iniziamo a pushare danni. Cioè, nel senso, lui adesso ci pusha. Perché lui è ignorantissimo, non gli importa assolutamente nulla. Però noi potremmo iniziare a pushare bei danni. Kill Command, Hero Power, non è lethal. Kill Command, Hero Power, non è lethal. E io qua devo mettere il taunt per forza. In realtà potrei fare cani. Quanti danni abbiamo, raga? Scusate. Perché con cani ho bei danni.
Sono 10, 12, 3, 4, 5, 12, 10, 22 danni di Consefris. Non eravamo lì, però lì vicino. Io probabilmente tra Doboard, raga. Cioè, la 02 la lascio. Cioè, faccio cani con alcuni traddo, con altri vado faccia e mi curo. È comunque una bella play. Lui i suoi cani l'ha giocata. Li trattiamo. Lui ha trappola esplosiva, ricordiamocelo. Lui ha trappola esplosiva. Sto pensando. Intanto che usciamo un po' di dannucci. Ci curiamo faccia. 5, 10, 12. Con Zephyr se siamo lethal. Lui non dovrebbe avere lethal perché penso che sia monocopia. Ok, trappola esplosiva. Penso che sia monocopia. Però non si sa mai. Va a faccia, ok, sono 5 danni. Il problema è la trappola esplosiva. Trappola esplosiva. Però il kill call, lui non ha bestie, quindi kill command non ce l'ha in questo momento. Kill command non ce l'ha. Quindi se andiamo a 3. Allora se andiamo a 3, lui ci può fare kill command. Quindi con kill command e lethal. Dovrei mettermi l'infiltrato, curarmi, però non so sicuro. 5, 10. Allora, noi abbiamo 12 danni, quindi siamo 6 off. Devo Quanto pensarci bene. mi avrebbe fatto comodo? Quanto mi avrebbe fatto comodo la curetta qui? Ce la rischiamo, raga. Tanto con Zephyrus è comunque lethal, io penso che qua dobbiamo rischiarcela. Noi siamo sempre lethal il prossimo turno. Non è scontatissimo che lui abbia la soluzione per questo 2-6. E potrebbe anche non avere kill command. Vediamo un po'. Ci sta biammando perché ha kill command sicuro. Cioè lui gioca che gioca tiro arcano. Ma che mazzi gioca la gente? Ho perso con uno che gioca a tiro arcano, raga. Vabbè, che cosa vi devo dire? Ci vuole tanta pazienza, raga. Tanta pazienza. Io andrei con l'ultima. Vi vorrei far vedere effettivamente, ragazzi, il fin con la sabbia si potrebbe inserire nel deck. In quella sabbia si potrebbe inserire, perché in questa situazione andare a cercarmi Zephyrus sarebbe stato veramente ottimo. Certo, avessi visto una curetta. In realtà ci si potrebbe anche inserire la spella a due mana che fa 3 danni e cura 3. Ci sono delle tech card, ragazzi, ci sono delle tech card che volendo potete inserire nel mazzo. Per esempio il Drago 3-5 che vi dà 2 spella a 1 è una carta un po' greedy. Volendo potrebbe essere sostituito. Ci stanno insomma delle sostituzioni da fare in base a quello che trovate. Se trovate tanto il metagro, lui lo potete togliere per cercare di prendere qualcosa di più forte della riga. Io però la d'ombra morte la terrei perché tanto ci farà Mogu evolve nei primi turni. Assolutamente. O lo potete anche sostituire con Kartut. Cioè ci sono delle sostituzioni che potete fare in base a quello che trovate, ragazzi, in base a quello che trovate. Mazzi comunque, raga, completamente. Cioè, mazzi costruiti a caso. Tiro arcano, raga, tiro arcano, tiro arcano. Io non dormirò stanotte per quel tiro arcano. Ma a prescindere che aveva lì da lo succhiavita. Tiro arcano di main. Non ci pensare, Marutto. Passeranno questi momenti bui. Passeranno. Peccato non essere riuscito ad arrivare all'Extrasa. Ora che avevo l'Extrasa, cioè prima che ero riuscito ad arrivare al turno 9, non avevo l'Extrasa, ora avevo l'Extrasa, non sono riuscito ad arrivare al turno 9. Ve la vorrei far vedere perché per chi non l'ha vista è una play di una forza imbarazzante. Fammi pensare.
Tra parentesi, sti mazzi monocopia che vedono tutta la curva. Io non so come fanno. Io a malapena riesco a pescare Galagrond. Cioè, mi tengo al mulligan le carte perché non le pesco. Questi vedono tutto in curva, è una cosa pazzesca. Questo è il totem. Ok. Questo è il totem. Andiamo a pescarci una carta. Lui è forte. Si pescherà purtroppo non solo due carte, probabilmente se ne pescherà tre. Noi qua andiamo a fare Twilight Drake. Spero ti piaccia la Genera mia novizia, la missione. tradiamo in board. Scherzavo. Ho detto che la tradavamo in board. Stavo palesemente scherzando. Perché è un bel mazzo. Un bel mazzo, shaman. Cioè, gli hanno dato sia l'early game che late game. Bravi, giochiamo comunque il nostro bel Twilight Drake 4-7. Tra parentesi, raga, un combo priest con i draghi. Secondo me è parecchio good. Potrebbe essere good. Ci lavorerò. C'ho tante idee in mente. Oggi vi ho portato questo, che è quello su cui ho lavorato di più. E penso che sia comunque il massimo che se la gioca un po' meglio, specialmente in questo inizio di meta. Poi ovviamente una volta che il meta si sarà assestato, insomma. Ok, è arrivato il mogo. Non so dove va. Bravo. Bravo, Shaman. Bravissimo. Dai, magari c'è anche due mutei. Dai, ecco il primo. Oh, una 6-8 al quarto turno. Perché Mogo è sbagliato, ragazzi? Una carta che vi entra a costo 0. Fa un trade perché è una 3-4 rush. E con una spella 0 viene evoluto in una 6-8 al turno 4. Se qualcuno ha ancora dei dubbi sul perché il Mogo sia una carta sbagliata, guardatevi questa partita. Strano che non aveva anche il secondo update. Cioè, non è una cosa normale, raga. Cioè, non è una cosa normale il turno 4 che mi ha fatto sto tizio. Non è normale. Cioè, capite perché non si può fare niente? Non è che non si può giocare contro. Si può fare nulla. Si può fare nulla. In queste condizioni non si può fare nulla. Cioè, è ingiocabile il gioco. Shaman gioca da solo. Non ha senso. Mi ero pure tenuto lasciato Wardette, ma capite bene che lui ha fatto un turno della Madonna. Non ha senso parlare di nulla, lui per curarci il drago, l'altra parte si sta pescando due, quindi lui ha fatto il turno che ha fatto e ha sette carte in mano. Cioè, ora voi dovete spiegarmi come potrebbe un control pensare di rimuovere board di continuo e fare finire le carte all'avversario. Le carte non finiranno mai, ragazzi, è impossibile giocare control per come hanno fatto diventare questo gioco. Quindi per forza bisogna giocare mazzi che o aggrediscono, o fate delle power play rottissime, come in questo caso dei monocopie che avete Zephyrus e Alexstrasza. Non potete giocare nient'altro, ragazzi. Giocare control è pura utopia in questo meta, per come è diventato Hearthstone nell'ultimo anno, e questa espansione l'ha ucciso. Cioè, questa espansione è stata la morte dei control deck. Lui, peraltro, in mano c'ha anche Galagrond. A posto, così non voglio giocare neanche più questa partita. Io, ragazzi, a questo punto vi dico, aspettiamo il nerf, perché Shaman è proprio una roba ingiocabile. Ingiocabile, cioè proprio. Non lo voglio neanche commentare. Ero schifato da Shaman nei 2 mesi dell'Evolve. Adesso proprio hanno raggiunto l'apice. Cioè, adesso anche un bambino speciale potrebbe fare top, non legend, top legend. Cioè, voi spammate, passate una giornata intera di fronte al PC, spammate il Galagrond Shaman e a fine giornata voi state giocando in top. Tranquillamente, ragazzi, senza problemi proprio. Io ho incontrato gente, streamer famosi, che conosco, comunque anche stranieri, che a fine partita che ci incontravamo mi hanno ringraziato per non giocare Shaman. Quando uno streamer a fine partita ti ringrazia perché tu non stai giocando Shaman, capisci che c'è qualcosa che non va in questo gioco. Però io, ragazzi, spero che comunque il mazzo vi sia piaciuto, e sono convinto che molti di voi, non le persone, insomma, cioè, in questo mazzo, ragazzi, è pensato per le persone che gli piace Priest, che gli piace il Dragon Priest, e che magari vuole giocare una versione un pochino più midrange, un pochino più, diciamo, interattiva, quindi non per forza una lista contro. Raga, control è impossibile. Io l'ho provato a giocare e vi assicuro che non ha una win condition in questo meta. Cioè, non riuscite mai a portare a casa la vittoria. Cioè, arrivate pure a un certo punto che riuscite a rimuovere delle board impensabili, perché tendenzialmente il prete ha delle bellissime rimozioni, ma non vincete mai. Giocare la combo con l'Heroes, se non la conosceste,
Meglio così, cioè giocare da combo per Leroy per trovare una win condition a Priest mi sembra veramente una mancanza di rispetto alla classe, quindi preferisco giocare in monocopia con una power play come Alexstrasza che giocare Leroy e farci la runa sopra. Non scherziamo. Io spero che il trend cambierà, ragazzi, dopo il nerf dello sciamano, ma lo sciamano, ragazzi, deve ricevere il nerf almeno a 5 carte. Cioè, se loro nerfano 5 carte, la tizia che ha invocato Ice, il Mogu, Mutate, i lupi 5-6 taunt e Galagron, soprattutto l'ultima versione che mette le 8-8, se non fanno questi 5 nerf, le cose non cambieranno. Cioè, Shaman rimarrà comunque OP. Cioè, se pensano di aumentare di un mana la tizia 3-3, di un mana il Mogu, di un mana i lupi, non cambierà niente. Cioè, queste sono carte che vanno ammazzate, vanno portate almeno a 2 se non 3 mana superiori. Il Mogu va portato a 9 se non a 10. Cioè, questo è l'unico modo per vedere altri archetipi giocare in meta, perché sennò tra un mese, ora tutti stanno provando i mazzi, tutti si stanno divertendo con i mazzi, tra un mese si giocherà solo ed esclusivamente Shaman. Quindi io sono previdente e spero che la Blizzard mi ascolti. Cioè, io se sono arrabbiato, ragazzi, non è perché ho voglia di rompere le scatole, perché io ci tengo al gioco e alla salute del gioco, e vedere che loro fanno queste cagate continuamente. Sono parecchio stufo, sono parecchio stufo. Io vorrei giocare le mie mani contro, in questo momento non posso, e quindi mi ritrovo a giocare dei mazzi contro il tempo, midrange, cioè, insomma, roba che non vorrei, cioè non che non mi piacciono giocarli, però vorrei anche poter giocare in contro. Cioè, io vorrei giocare sia i mazzi che sto giocando adesso, ma giocare anche contro. In questo momento, ragazzi, non è possibile. Spero che comunque il mazzo, ragazzi, vi sia piaciuto, e che qualcuno di voi che magari ha le carte lo proverà e mi dirà la sua, magari come migliorarlo, perché sicuramente ci sono 2 o 3 slot ancora, ragazzi, da migliorare. Se così fosse, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale dello zio. Ci becchiamo mercoledì, ragazzi, sempre con Arston. Attivate la campanella, ragazzi, per rimanere aggiornati sui video dello zio. E bene, ragazzi.